Fabriano l'affronta in questa finale senza il suo trascinatore Stanic, 25 punti e 5 falli. Cent'anni in penetrazione contro Coscelli, si appoggia a tabellone e sbaglia, rimbalzo d'attacco. C'è Verri, miglior rimbalzista d'attacco dinamico del campionato, anche se non c'è una, da questo punto di vista, una statistica. Cent'anni, ultimi 5 secondi, sotto per Petracca, anticipato da Coscelli, recupera ancora Papa, ultimi 2 secondi, Papa, il gancio, a bersaglio di Papa, miracolo di Papa sulla sirena allo scadere dei 24 secondi, 5 punti in fila di Papa. Beh, è successo tutto quello che nessuno poteva aspettarsi, ossia che Cent'anni attacca presto, sbaglia, e invece di andare lungo sbaglia, rimbalzo di Papa, carambola, flipper, tre tocchi, palla Papa, semigancio da 4 metri canestro, timeout Imola più 4, quindi come sempre ancora non l'ho imparato, nonostante tutto, tutto quello che uno pensa di fare nella pallacanestro poi succede l'esatto contrario, quindi buon per Fabriano che questo abbia prodotto 2 punti a dir poco rocamboleschi. Timeout obbligato per Imola che adesso dovrà cercare, credo, un tiro veloce per poi magari fare fallo e mandare in lunetta sperando che Fabriano sbagli qualche tiro di te.